Dopo le polemiche dei giorni scorsi che si sono scatenate a seguito della decisione da parte della maggioranza dei soci della GST di dismettere, la società è intervenuto sulla vicenda il liquidatore della Gran Sasso Teramano, Gabriele Di Natale. La società pubblico-privata in liquidazione è proprietaria degli impianti di risalita dei Prati di Tivo e Prato Selva. Una decisione, quella presa all'interno della GST, assunta dopo la non ricapitalizzazione delle quote da parte della provincia e Camera di Commercio, e dalla quale ha avuto seguito due giorni fa la pubblicazione del bando di vendita. Noi abbiamo fatto questo bando perché abbiamo ricevuto questa offerta di acquisto che fino ad oggi non aveva avuto mai nessun tipo di interessamento, se non delle manifestazioni di interesse, ma che poi non hanno avuto corso, e quindi abbiamo cercato di dare una spinta alla chiusura di questa liquidazione, anche se poi il tutto dovrà essere vagliato unitamente con i creditori. È chiaro che noi vogliamo cercare in tutti i modi di salvare il comprensorio turistico che è più importante del centro Italia, al fine di ridare una spinta all'economia turistica della montagna. Il bando si compone di un assegno di 100.000 euro che è stato dato come base di ragionamento, perché fino ad oggi si è parlato solo ed esclusivamente di offerte, interventi e quant'altro, ma io ho paragonato il tutto come una partita di Monopoli, insomma tutti vogliono giocare ma purtroppo non ci sono sul tavolo soldi veri, e con un pagamento a 4 anni con 200.000 euro per ogni anno, fin quando al quarto anno poi si farà il trasferimento. La paura che è stata messa in giro in questi giorni circa l'asporto degli impianti e quant'altro, esso è meramente strumentale. Ovviamente il punto essenziale da risolvere per poter procedere al rilancio degli impianti passa tutto per la risoluzione della controversia con l'ASBUC, proprietaria dei terreni dove sono presenti le strutture. Guardi, io come ho già detto in precedenza mi affido al buonsenso delle persone, e questo buonsenso dovrebbe far riflettere chi sul territorio fino ad oggi non è che è stato molto buono con noi della GST, perché chiaramente noi ci hanno revocato le concessioni, quindi di conseguenza non abbiamo potuto chiudere anche quei 20 giorni di possibilità di poter mantenere gli impianti aperti, quindi questo è stato un problema che io mi auguro che possa essere risolto, anche perché noi abbiamo avuto anche, tra virgolette, noi o il gestore o chi che sia, un danno da quello che è stata l'erogazione, che proprio questa mattina abbiamo avuto contezza sul finanziamento che la Regione Abruzzo ha dato di 2 milioni di euro ai gestori, e credo che su questa base noi non riusciamo a rientrarci perché non avevamo le concessioni dei terreni, quindi non possiamo fare richiesta di un qualcosa che purtroppo, perlomeno credo che giuridicamente, non possa essere accordato.